che abbiamo alle spalle. Io per aiutarvi a riflettere adesso vi dico 4 o 5 pensieri miei dall'alto, cioè senza nominare più un anno, ok? La prima volta, nel primo caso vorrei parlarvi di demografia. La demografia è quella scienza storica che si occupa della popolazione, che è una cosa che noi ci dimentichiamo completamente. Continuiamo a parlare di Berlusconi, di Prodi, di Renzi, di Caspiti, eccetera, eccetera, ci dimentichiamo. Allora, l'Italia è un paese, io purtroppo, insomma, 2005 va bene, no? Sembra il 2009, ce n'ho anche uno del 2008 ma non l'ho trovato. Avevo bisogno di un indicatore Istat affidabile, no? Noi nel 2005 eravamo 57 milioni e mezzo, nel 2005, più o meno anche alla fine degli anni 60 eravamo 57 milioni e mezzo, quindi dobbiamo ragionare su questo. Adesso dovremmo essere arrivati ai 60, non vi do un dato preciso perché non lo so e non l'ho cercato, però io ritengo che voi possiate convenire che se in provincia di Piacenza è il 12% la presenza di cittadini stranieri, secondo me Piacenza è abbastanza media rispetto all'Italia. Cioè, diciamo che arrivare a 60 milioni ci vogliono 6 o 7 milioni di stranieri, in qualche modo, ok? All'ingrosso, 12% è una cifra di questo tipo. Io vi dico alcune cose così. Abbiamo, per esempio, a far data nel 2000 il paese con le età medie più alte, il Giappone, è il secondo, l'Italia. Secondo le proiezioni nel 2005 la prima è l'Italia e il secondo è il Giappone, cioè siamo il paese del mondo con l'età media più alta, ed è un bel lavoro. Vuol dire che gli uomini sfiorano i 77 anni, 76 e mezzo di attesa di vita, e le donne superano l'80, me l'ero segnato da qualche parte. Me l'ero segnato, 82 e mezzo. Insomma, è una bella cosa. Cosa vuol dire? Si muore di meno, cioè si muore più tardi. Vuol dire che è anche un paese decente in qualche modo, in cui appunto la vita si allunga molto. Siamo il paese che ha più persone, il 25% con più di 60 anni al mondo, e siamo quinti tra quelli che hanno più persone con più di 80 anni. Paesi presi in considerazione sono 150, sono quelli 149, non so quanti sono. Abbiamo il tasso di uno dei tassi di natalità più bassi al mondo, da almeno 20 anni. 1 e 2 per famiglia, e qui si apre subito una discussione, perché il tipo di discussione è questa, insomma, come si fa a fare dei figli in un mondo così? Si capisce abbastanza, si usa questo argomento, cioè sì, ho capito, cioè non so come. Mia madre ha fatto un figlio solo, mia suocera che dice ma come si fa a fare dei figli in un mondo così, ne ha fatti 3 quando le andava molto peggio, il suo marito era un operaio della Cementi Marchino e non so bene come mettevano in piano insieme il pranzo con la cena, ma era contenti stessi, queste ragazze sono cresciute, si sono diplomate, secondo lo schema di mia suocera c'è un gran dispiacere perché la Cinzia, che sarebbe mia moglie, doveva laurearsi ma non ha voluto andare avanti perché ha voluto andare a lavorare al nido. E vabbè, allora, anche questo argomento noi ci dobbiamo riflettere su questa cosa qua, perché ho capito le politiche, ma non si fanno i figli perché non ci sono i servizi, sì, può darsi. Però. In Emilia-Romagna credo che si possa convenire che sia o la regione o tra le regioni dove i servizi all'infanzia sono stati fatti prima e funzionano piuttosto bene. Il tasso di fertilità è inferiore, non superiore. Rispetto all'1,2 di media è 1, io sono proprio nella media Emilia Romagna. 50-60, un gran ragazzo che appena ha fatto tardi, eccetera, eccetera. Questo perché lo dico? Perché lo dico? Perché se noi non riflettiamo su queste cose davvero non capiamo che paese siamo. Cioè noi non capiamo che siamo un paese di vecchi. La media dei nuclei familiari in Italia 2005 è 2,4 componenti, cioè siamo un
paese di anziani in cui quella che è stata la famiglia almeno certamente della mia infanzia, cioè la famiglia allargata, e che nelle campagne rispetto alle città era molto più allargata, cioè tradotto, famiglia allargata vuol dire i nonni, i genitori, i figli e qualche volta anche i nipoti, per cui i nonni diventavano i bisnonni, e che in campagna potevano anche essere sistemi in cascino, in case grandi, di fratelli con i loro nuclei familiari, cioè diciamo famiglie tra le 10 e le 20 persone, tra le 7 e 8. Questa cosa non c'è più e questo produce dei problemi drammatici, io non so se ce ne rendiamo conto, ma dei problemi che noi stiamo affrontando e risolvendo anche, ci proviamo e su cui riflettiamo troppo poco. Perché riflettiamo troppo poco sul fatto, per esempio, che il rapporto nonni-nipoti è un rapporto in molti casi assolutamente occasionale. Il rapporto genitori-figli è un rapporto in molti casi un po' occasionale. Io non posso mica venire qui a fare il difensore della famiglia perché sono stato uno scavezzacollo tutta la vita, quindi non ho la faccia di tolla di altri. Posso solo dirvi che faccio l'insegnante, sono molto attento alle persone che ho davanti e sono ogni tanto scopro che qualcuno vede suo padre o sua madre, non so, una volta alla settimana. Io insegno in un liceo classico, cioè nel senso che vabbè, è tutta Milano, è tutta... E poi capisci anche perché, cioè, non so, una volta uno di loro, mi ricordo, mi mette il mio da piano, mi sono detto Loca, Locatelli non si dice, detto Loca. E, cavolo, un anno e mezzo che sei qua, sei arrivato dall'altro, non ho ancora visto nessuno, e gli è venuto giù un lacrimone, nel senso che in realtà non vedeva nessuno neanche lui, cioè. Ma sto parlando di famiglie benestanti, di famiglie che sono in giro, non... Allora, questo è un problema che dovremmo tenere presente. Quando noi affrontiamo il problema dei rapporti, siamo diventati da un paese che esportava gente, cioè di gente che emigrava, in un paese che riceve gente. Noi mandiamo via qualcuno appunto che va a New York a insegnare italianistica perché non riesce a farlo ad Arezzo, no? Un po' di cervelli, ma non mandiamo più via la gente a fare i muratori, i minatori, i fonditori, a fare il tondino, insomma, no? La riceviamo questa gente. Allora noi qui ci dobbiamo fare un ragionamento che va oltre le contingenze, che va oltre le contingenze. Allora, o ci rimettiamo a fare dei figli, e vuol dire un po' aver fiducia nella vita, o ci contaminiamo con questi qua,